Missiamo dunque con i mixerabili, che questa sera hanno una sorta di missione cultural-pedagogica da compiere. Non vi offriremo infatti uno spettacolo, ma una dimostrazione. Una lezione ad uso e consumo di coloro che, ballando o ballando, trascorrono serate eccitanti. Dall'Enciclopedia Popolare del Tango cito fedelmente. Capitolo primo, il ballerino di tango. Il ballerino di tango deve essere ben fatto, non troppo grasso, ma neanche troppo magro. Riepilogando, ben fatto, non troppo grasso, neanche troppo magro, insomma, quello di mezzo. Capitolo secondo, la ballerina. La ballerina di tango deve essere né bassa, né alta, né troppo alta, né troppo bassa, né uguale. Il trucco. Il trucco della ballerina deve essere drammatico e a forti tinte. Ricapitolando, né alta, né bassa, a forti tinte, insomma, quella di mezzo. Anticamente il tango era una danza da prostitute, per cui era ballata pubblicamente da soli uomini. Capitolo terzo, il ballo. Figura 1A, la presa della dama, detta anche incastro del gaucho. Figura 2A, lo sguardo, è diretto nel vuoto. La posizione delle teste, costantemente asimmetrica, esprime l'umana incomunicabilità. Figura 3A, il casquet. La dama si abbandona metaforicamente nelle braccia del cavaliere. Figura 4A, il salto. Figura molto ardita, introdotta per la prima volta da Rodolfo Valentino. Figura 5A, il saluto. È la combinazione di un frulé all'indietro con un regardé in avanti. Passiamo ora all'appendice antropologica. Rilevazioni sul campo dal vivo, tavola 6, a colori, la balera. Signore e signori, buonasera. Gran Pavese Varietà Mixerabile questa sera vi porta in una atmosfera italo-tropicale, tra interventisti ed obiettori, tra gaudenti e combattenti, oltre le frontiere, in quella zona franca che sta tra Giamaica e Libano, una recita da trincea musicale. Co. Nuts.